Uno degli obiettivi che ci siamo posti anche in questo nuovo progetto che avviamo l'operatività dal 1 gennaio 2018 è proprio legato alla tutela e alla salvaguardia dei territori, quindi una razza che presidia dei territori particolari, diversi, difficili, che comunque cura e presidia questo territorio e produce un latte che sicuramente è totalmente diverso da un latte prodotto nelle grandi zone vocate dove magari c'è un sapore piatto e un colore unico per tutti. La Bruna è una delle razze che oggi è in perfetta linea con quelle che sono anche le aspettative dello stesso consumatore, cioè vedere un animale che si muove nel suo stato naturale. Noi nel mondo allevatoriale abbiamo ancora il piacere e la fortuna di avere una forte presenza di giovani, che una delle motivazioni è anche la passione nell'allevare e nel poter anche partecipare a questi momenti che diventano dei momenti, diciamo, di conoscenza e anche di confronto a livello nazionale nei vari territori di produzione della Bruna. Siamo presenti quasi in tutto il territorio nazionale, tranne qualche regione del centro, e siamo presenti nei territori più difficili, nei territori magari dove ancora c'è la tradizione di avere l'animale che rispecchia le tradizioni nel proprio territorio, quindi nelle zone di montagna, nelle zone svantaggiate, nelle malghe, nelle zone della Murgia del sud Italia. Lo stato di salute devo dire che è molto, molto buono, ed è molto interessante il fatto che abbiamo affrontato negli ultimi anni le novità tecnologiche che sono state messe sul mercato in modo molto innovativo, quindi siamo ad esempio l'unica razza al mondo, la razza Bruna, che ha una rete mondiale che ci permette di fare una selezione con le nuove tecnologie sul DNA in modo molto profondo, per cui devo dire bisogna dare atto agli allevatori di Bruna di avere una volontà di collaborare a livello nazionale, a livello internazionale veramente, veramente unica. Del tutto convinti che il futuro passi dalla ricerca, abbiamo investito molto in ricerca anche nei momenti più delicati della vita dell'associazione, quando abbiamo avuto delle difficoltà, proprio in quei momenti abbiamo investito ancora di più in ricerca. E l'obiettivo, e lo stiamo raccogliendo i frutti in queste settimane, in questi mesi, è quello di avere veramente un tipo di latte assolutamente unico. Ce lo riconoscono i trasformatori che fanno del formaggio e ce lo riconoscono invece i consumatori che assaggiano i formaggi e trovano delle differenze percettibili sulla qualità finale del formaggio.